Ciao a tutti ragazzi, bentornati, siamo sempre noi, i vostri amici di Game Buster, il vostro trio preferito, i più belli, i più bravi, anche i più simpatici. Bene, siamo alla puntata numero N del nostro viaggio in Metro Exodus. Dovrebbe essere la settima questa, se non vado al ricordo. L'esperto di montaggi è Guglielmo, quindi grazie. porta lui il conto. E niente, a questo punto, dopo aver abbassato la suoniera dei cellulari, vi leggiamo un attimo questo breve sunto dello stato attuale dei fatti. Come parli bene? Allora, la gente del posto non ci ha accolto a braccia aperte. Pare che dopo la guerra qui si sia diffuso un culto tecnofobico. Il profeta di questo culto è riuscito a intrappolarmi in una chiesa mezza inondata. Non so cosa avrebbe potuto farmi se fossero riusciti a catturarmi, ma fortunatamente non è successo perché, grazie all'aiuto di una donna di nome Katia, imprigionata nella chiesa dei fanatici, sono riuscito a scappare. Ho dovuto sparare, ma ne sono uscito vivo. Katia mi ha detto che nascosto nel porto c'è un meccanico di nome Crest che potrebbe aiutarci a riparare l'Aurora, cioè il trenino, e ad attraversare il ponte. Direi che è giunto il momento di andare a cercarlo. Ok, si comincia. Andiamo. Siamo nel Volga. Bene, quindi qua siamo nella stanza Di abbassa la di Crest. del meccanico qua, dove noi abbiamo già pulito le armi. Sì, abbiamo utilizzato un po' il banco da Bene. lavoro che E sta abbiamo dietro. anche fatto qualche munizione, se non mi sbaglio. Sì, Si poteva mi pare di fare sì. qualche Vogliamo far munizione? vedere brevemente come Ecco, funziona. così imparo anche io. Dov'era? Qui? Sì, qua. Perfetto, questo è il nostro tavolo da lavoro Sì. dove si possono Ma di questa radio accesa, creare. che ne pensate? La musica non c'è male, questa musica russa, Penso di russeggiante. sì. Tipo Kalinka Malinka, Kalinka Maya. Esatto. E niente, è divisa in tre sezioni, una per i consumabili, quindi filtri, medikit, munizioni. Queste sono invece le munizioni per quella pistola a pressione, quella mitragliatrice a pressione. Queste poi sono quelle cose, le cosine che le I possiamo coltellacci. lanciare, Sì, quindi coltelli. coltellacci, barattolini. Ma io una granata la farei, Vogliamo lo fare qualcuna, una molotov o una granata? Ne facciamo una e una? sai? Se ce la facciamo Vediamo, no, non con i... possiamo Non perché c'hai i cazzilli. non abbiamo il costo di fabbricazione, giusto? Ah no, fabbrica, ce l'abbiamo. Bene. Ecco, adesso veramente non abbiamo più chimicone praticamente, giusto? Sì, abbiamo 14. Abbiamo poca roba, abbiamo 13 bulloncini e 14 chimiconi. Sì. Qui Qui invece dobbiamo fare possiamo. molto looting. Qui invece si possono Ma pulire per la o potabile. modificare armi. Sì, Looting aggiungere. glielo dice a qualcun Looting, sì. altro. E niente, qui in pratica Si possiamo modificano le aggiungere quindi vari pezzettini alle nostre armi o armi. Sì. cambiare eventualmente, diciamo, qua il mirino, qui il caricatore, via dicendo. Questo che cos'è? È un Non lo so. gadget, un eventuale gadget Super, aggiuntivo. che cos'è Ah, questo sarà quel proprio il puntale. Come si chiama questo coso? Boh. puntale? Non lo so, il beccuccio Mi sta dell'arma, venendo mal di sottile. mare. Bene, e qui invece possiamo fabbricare le maschere di carnevale, le maschere antigas. I fulmini e i cappotti. Benissimo. E Qui quindi invece che cosa allora, già qui abbiamo? abbiamo messo la bussola direttamente Ah, qui abbiamo fondamentale, attaccato la fondamentale. bussolina che ci indicherà il prossimo obiettivo. Bene, ragazzi, dopo Che questa Roberto mezz'ora. spasmodicamente apriva la mappa per vedere la Dopo bussola. questa mezz'ora per saper nulla, Vabbè. possiamo decidere un attimo dove andare. Dove andiamo? Dove andiamo? Allora, noi dove siamo Noi siamo sul innanzitutto? pallino rosso. Ok. E ci possiamo recare in uno di questi tre punti che vedete sulla mappa, perché quelli neri sono i posti già esplorati. Sì. Quindi in alto c'è la chiesa e vicino alla crocetta abbiamo anche il nostro trenino. E Ok. penso l'obiettivo principale sia quella X cerchiata, Sì. mentre abbiamo quei due punti interrogativi che sono altre cose che abbiamo potuto osservare quando siamo saliti in Sì. alto, se non sbaglio. Io andrei ad Quindi esplorare il puntino interrogativo, quello lì che c'è in acqua, è... quell'isolotto. Ok, dai. Ok, andiamo lì? Va Vai. bene. Bene. Ma c'è Ok. pure una barca qua Sì, sopra abbiamo questa. È lasciato la una nostra barchetta là barchetta. quando siamo venuti, mi sa. Ok, Sì. Va bene. benissimo. Vediamo se ci sia Vai. qualche altra cosa. Luce. In questo Questo caso lo ammazziamo possiamo. subito? Basta agganciarsi e si va. Bene, e andiamo allora. C'è Col anche un bel moschettone. moschettone. Ah, bene. Ci Andiamo su quella agganciamo. casa dove c'erano i mostriciattoli, dove Sì, che c'erano i abbiamo già ghoul. Dovremmo ripulito. averla ripulita. La barca dove sta? Tutto C'è una questo? bella grafica in questo frangente, eh? Il sole. Perfetto, eccoci qua. E quindi? Ok, questo ci punterà Sì, quello l'obiettivo. primario. Io la luce l'accenderei. Io non mi ricordo i tasti già. Vabbè.
Bene, ci buttiamo da ma qua. Ma là c'erano delle valigie, non le vogliamo dove? Di là? Di là. Sì, 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 c'è anche un... sinistra, una cassa. Non ci vuole, qua non passiamo. Io sono il fanatico del looting, come direbbe il sì, caro... anche in maniera patologica. Non c'è nulla. Patologica. Scendiamo da qua, ragazzi. Vai, 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 vai. Un buon posto. No, 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 la gamba, la gamba. Venite qua. Perso le tracce in casa. Qualche idea? Qualcuno sa qualcosa? Ah, dice che hanno perso le nostre tracce. Che dobbiamo fare? Non c'è di Anna, se quelle antenne a circa 200 metri dall'Aurora. Diceva di aver visto qualcosa. Allora, ragazzi, vediamo un attimo se... in qualche modo riusciamo a selezionare l'obiettivo, no? Bene, mi sono fatto una siringa. Va bene. Ottimo, va bene. Che era un toracol, che era? Sì. Niente. Vabbè. Non significa che potete rilassarvi e fare i muretti. Nevica, ragazzi. Vediamo un po' cosa. La cadella dove sta? Forse si è aggiunto qualche altro obiettivo. È probabile, vedi sì. Un attimo. Gira... C'è una X molto vicino a noi. Eh sì, quello era l'obiettivo che già c'era prima. No, no. Stava sopra. Ah, è cambiato. Io sento dei lamenti. Oppla, 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 oppla. Scappa, scappa. Sì, io la barca sta là. Finché la barca va, sì. Ma ti vuoi far uccidere proprio? Questi sputano, questi bastardi. Bene. Andiamo in allegria. Vedo, ok, quindi stiamo andando. Ok, benissimo. Questa fa molti danni. Attento che dietro. Cavolo, è da dietro? No! Chi ci ha buttato in acqua? No, niente, tu sei caduto. Oddio. Io mi prenderei un po' di... medikit. Stiamo valutando di cambiare... di andare da Anna. Stiamo se non siamo del livello adatto. Stiamo valutando di cambiare gioco? No, no, no. Però siamo morti malissimo in questa occasione. Non siamo morti. No, non siamo morti, infatti, però siamo caduti in acqua, nelle acque inospitali e fredde. Ok, tutto più tranquillo. È così lenta la barca, raga, non ci si può fare. È una barca a remi. Non si può fare una modifica tipo col banco da lavoro per la fare diventare una barca a motore, no? Forse più avanti, chi lo sa. Io se fossi in lui, cioè, cercherei un po' di remare con un pochettino più di veemenza. Sì. Allora, se fossi Atom e Mini SH, però. Però io non andrei in un videogioco. Aglio, ma tu sei Manual Art. In the End of Art. Ma lo sei? Qua, ma questo è qua. Era qua il punto. No, no, era molto più avanti. Oppla. Questi che sono. Come si chiamano? I paguri giganti. Non lo so. Quello che mi preoccupa è che poi dobbiamo ritornarci qua. Cerchiamo di fare. Diciamo che a quanto pare le passeggiate in canoa non sono proprio il massimo del relax. Eh no. Vedi un po' la mappa. Almeno qui nel Volga no. Devi andare di là. Sì. A sinistra devi andare. No dai, adesso sembra tutto... pare che stiamo a Basciagaiolo. Fabrizio, puoi spiegare che significa Basciagaiolo? Lo spiegare a Roberto che... Vai Roberto, vai, a Basciagaiolo, vai. Allora, a Basciagaiolo, ma dovrebbe partire cosa? La musica di Quark. Quando ti fa un altro segnale sulla... Vai con la musica di Quark, vai, a Basciagaiolo, vai. No, ve la metto io in post-produzione, va bene. Ma vi studate? Basciagaiolo. Ero già messo... Allora, facciamola insieme, tipo gemelli diversi, no, allora. No, adesso mi hai inibito. Vai, no, non eri per caso, non eri per caso. Un attimo, piglia conto. Vai, a Basciagaiolo, vai. Allora, Basciagaiolo. Oh, sento delle scosse, Adesso sti... Che roba è, raga? Ci vogliamo fermare a vedere? Non dire... A morire. No, dico quando fanno gli incidenti sull'autostrada, raga. E uno si ferma. Guarda quanto sangue. Fate, oh. Basta, no. Io non... Comunque, Basciagaiola è un'espressione utilizzata nella nostra città, cioè Napoli. Ma quando è Pordenone? Per indicare un. Un abbraccio agli amici di Pordenone. Sì, sì, vi vogliamo facete bene. Facete una vita in merda. Però vi vogliamo bene lo stesso. Ti mando a Pordenone. Vabbè, comunque a Basciagaiolo praticamente è un posto dove usava a mare. Un bel posto. Un bel posto dalle parti di Posillipo. Dove praticamente. Un'area marina protetta. Un'area marina protetta. Spiega bene, va bene. Se no mi costringe a spiegare a me, qua è chiuso, ragazzi. E allora scende la coppa a bac. Così. In mezzo al nulla. Sono una cornaccia. Vabbè, comunque è un posto meraviglioso che si trova nella collina di Posillipo a Napoli. A Napoli. Dove però per arrivarci butti mezzo polmone. Ma qua ragazzi è buono. Per tornare. Possiamo fare un saltino. Vai, salta. Occhia!
Io vedo dei. Bene. Dei mostri in lontananza. Io non vedo niente. Abbastanza inospitale la zona. Che cazzo? Oh! Dove sei? Ti volevo dare una. Io non tempo leggero forse. Questo è la simpatia. Non sono zoccole, che sono? Sei anche per me, eh? Chiude i nati, cagate sotto. Vedete, in questo camion mi sembra di aver visto tipo una. Siamo proprio in compagnia qua. Ma non so se riesco a scappare. Anche quasi finendo le munizioni, tra l'altro. Ah, io pensavo che io ero stato. No, no, stanno anche tornando. Questo camion mi sembra di aver anche visto. Tornando, stanno tornando. La vedo male. Ma che ci stanno munizioni? Mi sembra di aver visto tipo una cassaforte là dentro. Ma ragazzi, ma qua rende una zona di merda, eh. Comunque secondo me stai attirando un sacco di mostri, eh. Ah, non mi si è piaciuto, ya. Ci piattiamo solo a te, ya. 7 colpi, eh. 5 ore. Raga, che devo fare? Che munizio? Ya, sono finiti, ya. Finiti i colpi. Ah, sono finiti i mostri. Tra poco anche il medico finisce. Mi aspetto di trovare tanta bella roba qui dentro. Che cos'è questo? Una pistola. Quindi io smonterei la modifica. Lo smonterei, eh. Ok. Bene. Hai smontato il castello, credo, della pistola. No, come sei tecnico. Bella, eh? Hai un tecnicismo. Accendete il mosifone che mi ha fatto venire freddo addosso. Bene, ragazzi, abbiamo. Vi ho dato un piccolo assaggio della mia bravura. Io cambierei arma in mantinente. A questo gioco, ma tu io non cambierei arma. Secondo me ci hai dato un assaggio della tua bravura a sprecare colpi. Questa, ma. Vabbè, a sprecare colpi, quelli mi stavano addosso. Era Roberto comunque che ti stava. Vabbè, c'è anche una bella. Guarda. Ma queste scariche elettriche che anche vogliamo fare? Le vogliamo provare a sparare? Non vedo che ti arriva addosso. Mira il dito. Non so se i proiettili possono essere ma una. Ma sta incendiando tutto, guarda. Se scappano pure le zoccole. Bene. Non so se ci avrebbe infastiditi, però. No, io penso proprio che stava venendo dalle nostre parti. Io sento mostri dappertutto, eh? Sulla destra sento un mostro. Raga, che facciamo? Ci muoviamo? Comunque. Sì, io direi andare almeno di. Comunque, posso dire che mi sto cagando addosso? Il problema è che qua ci dovremmo buttare in acqua per andare là. Non ti buttare. Barche non ne vedo, quindi raggiungere quel posto non sarà. Ma io mi sono vista scarica elettrica, che cazzo è? Ma una cosa, ragazzi. Che vogliamo utilizzare? Vogliamo buttargli una molotov? Prova a vedere dal binocolo di che si tratta, perché si muove pure, tra l'altro. Non si può ingrandire. Ma io vedo un punto luminoso. Sì, c'è un pallino luminoso. Però se ci avviciniamo ci folgora. Vediamo a vedere se ci avviciniamo che succede. Ci folgora. Però si muove, capito? Ma sono anomalie. Spazio temporale. Non lo so. Vogliamo avvicinarci? Proviamo, dai. Sta avvicinando in maniera abbastanza pericolosa. Per un attimo. Io me ne andrei. Non lo so, ragazzi. Prova a fare il giro da sopra al ponte, eh. Che la vedo troppo forte sta bestia. Ma non è una bestia, sarà qualche. Vabbè, se no sì, la possiamo benissimo bypassare così. La circumnavighiamo. Il problema resta sempre raggiungere quell'isolotto, raga, perché. Magari trovi un'altra bacchetella là vicino. L'isolotto sta là. Cavolo. Ma vedi che sta incendiando anche le bestie. No, quella è una bestia là, vedi? Qui ce n'è un'altra. Ma che specie è bestia? Ah, comunque è molto inospitale questa zona, eh. Sì. Avranno fatto bene a cambiare obiettivo? C'è una barca là, ma quella che abbiamo lasciato noi. Sì, l'abbiamo lasciata noi, sì. Ah, vedi, c'era segnata una barriera sulla mappa, però, eh.
E in effetti noi qua barche non ne abbiamo. Ma vogliamo andare in quest'altro punto più centrale? Più vale. Nell'entroterra? Guarda. Quello? Non sarebbe una cattiva idea. Andiamo là, dai. Ok, allora ufficialmente cambiamo obiettivo. Oh, oh, oh. Maschera antigas, addirittura. Che cavolo c'è qua sotto? C'è un teschio, in effetti. Che cosa sta? Sono dei coltellacci. Rilevatore di radiazioni. Vedi, c'è sul rosso. Contatore Geiger, questo. Vabbè, ci stiamo ferendo, giustamente. Stiamo diventando verdi. Oddio, raga. Beh. L'avevate visto? No. No. Quando si avvicina, dici? Io me ne andrei pure. Se ne sta andando, si sta... si sta aspettando a casa sua, vedi? Ragazzi, comunque, cioè, stiamo veramente usando medikit come se non ci fosse un domani. Bene. Che è un gargoyle? Ah, sì. Oh, io sento gente. Trasima Cardinda. Mi sento anche ridere. C'era qualche fazione qua dentro, eh? Fai un po' il... Ma raga, comunque non abbiamo neanche un cavolo di medikit. Ma non li puoi costruire un attimo con la po'? Vediamo se li possiamo costruire. Sì. No? Fabbrica. Vai. Sì, ah sì, sì, hai voglia. Basta, hai voglia. Basta. Ci serve un po' di chimicone, raga. Ma qua lo troviamo però. Cerca di fare meno casino possibile, vai di coltellacci, io direi, se puoi. Allora selezioniamo i coltellacci. Bello spav. Sono i coltelli questi, ragazzi, sì, eh? Sì. Come si lanciano, ti ricordi? Questi sono nemici. Nella tempia proprio, dai. Lo becchiamo sulla tempia? Sì, di nuovo. Bene, ottimo, direi. Sono le campane di vento. Cazzo. Ma vedi se si possono disattivare queste chimicozzi, vedi? Smonta. Ma quello è un revolver, eh? Ragazzi, ci sono varie voci. Si può scendere anche qua giù se non, sì, se non ho visto. Non è giusto, hanno. Andiamo qua? Sì. Spegni la luce, spegni la luce. Ci sono degli ostaggi. Ci sono un sacco di gente. Questo almeno possiamo fare fuori facile. Sì, 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 sì. Ecco. Vabbè, non ti spaventare, amico mio. Oh, ti sta puntando, eh. Indietro, indietro. Vaffanculo. Ma quando mai? Nessun coltello. Cazzo. Beh. Oh, infine l'abbiamo. Ma quando mai? Okay. Non è vero. Ora siamo nella merda. Ora le abbiamo allertate, eh. Sono pure cani, se ho capito bene. Oh no, qua non ci passerei proprio. Però aspetta, vedere se lui c'è un po' di luce, capito? Ah. Sì, c'è quella lampadina, no? Stai tranquillo. E ti hanno visto, però, cazzo. No, non ti hanno visto ancora. Sì, sei sì. Ancora al buio. Mi sento cani, eh. Non ti hanno visto. Dai, cane! Bastardo di merda! Ma non si può. Vedi, le puoi tagliare. Ah, sì? Le come cazzo si chiama? Le campane di vento, Robè. Bravo, non mi veniva. Le puoi tagliare se premi X. Vediamo un poco. Se ci vengono ad acchiappare dove siamo mo. Studio chi lo fa Lolla, Dress. Non credo che cambi molto, Robby. Vabbè, però. Taglia la campana. Taglia la campana. Avvicina. Vai. Pensi che prendi pure i materiali. Ah, no, prendi sì, la sì, buacella. Sì, sì, prende. Vabbè, meglio di niente. Beh, a me mi sembra... Dobbiamo scendere in qualche modo. Là ci sono delle scale. Vabbè, dai. Ma vai, coltello. Non mi sa che non ne ho più. Ma come non ne
mai più. Vai, coltello. Vedi, gli ha buttato un... Sono là, vedi? Ah, l'ho visto, sì. Carica. Oh, cazzo. Io prenderei un medikit. Secondo me potrebbe essere anche l'ultimo nemico. Sì. Tu dici? Sì. Ma ecco! Era facile, vabbè. Cosa farà a fare questa cosa? No, se... No, si deve avvicinare un po'. Si è ben corazzato. Secondo me è morto. Ma l'hai preso. Ragazzi, quando guardo lo... No, no, vabbè, tutto a posto. Quando guardo... Tieni premuto LB quando... Ma non fanno danni, però. Quando guardo l'orologio è perché voglio accendere la torcia, eh. Non vi impressionate, agli amici da casa, Che cos'è, Secondo me è una modifica per l'armatura. Vedi un attimo. Ma come faccio a vedere? L1... Così? Ah. Ecco, vediamo, abbiamo delle novità, mi sembra di capire. Abbiamo novità per ogni cosa, ecco. Cos'è? Nessun gas. Laser creato... rosso, buono. Ah, ecco. Buono. Può essere utile sulla mitragliatrice, che dite? Sì. O sui fucili, non direi. No, penso tutta più forse su quello là, pressione. Okay. Ne abbiamo uno solo? Sì, ne abbiamo uno solo. Quindi l'abbiamo messo qui. Volendo lo possiamo togliere, forse potremmo metterlo su altre armi, sì. Dobbiamo scegliere su quale arma metterlo. Vabbè, prima metterlo al capo e dopo lo puoi togliere, no? O qua? Io direi o sul mitragliatrice o... Dai, mettiamolo qua. Allora. Ok. Allora, se ho capito bene, quando non siamo sul banco da lavoro possiamo modificare solo alcune cose, sì. Capito? E basta. Un altro, se me lo chiede un'altra volta faccio una strage. Siete molto meno importanti di tutti gli oggetti che posso trovare qua. Parliamoci chiaramente. C'è un velino. È un fucilaccio. Vedi? Smonta, smonta. Smonto? Sì, prendo. Sì, smonto. E ce l'abbiamo già, no? Ok, sì. Vabbè, ah, no, è sempre la solita... È la solita pistola. È la solita pistolaccia. Ma io sicuro, vorrei dire a questi prigionieri. Io vi sento solo piangere, ma non vi vedo. Pure io non li vedo ancora. Forse stanno in qualche stanza. Io vedo dall'altro verdume. Un pollo. È un libro. Una ricetta. Ragazzi, queste cose qua non ve le leggiamo perché sennò. Già noi siamo pallosi. Qui ci sono delle gabbie, ecco. Eccole qua. Lo salviamo? Eh sì, dai. Devo sparare. Devo aprire alcune porte rompendone i lucchetti. Posso rompere così? No, devo solo spararci. Cioè, mi stai costando una munizione, amico, Non so se ne sei consapevole. Facci uscire, ti prego. Capito, un attimo. E che diamine? Esci. Anche se sei un eretico, pregheremo per la salvezza della tua anima finché vivremo. Aiutiamoci i soldi. Posa i soldi. Va bene, ma vorrei ringraziarti con qualcosa di più tangibile. Bravo, bene. Amico. Ascolta bene. Magari c'è una stanza nel terminal. Lì portiamo tutte le cose corrotte dal male in modo che Ameyurs possa purificarle. Bene. Ecco, prendi la chiave. Le vado a purificare io. Peccatore, magari trovi qualcosa di utile. Eh sì. Simon, non si può. Silentius ti scomunicherà per questo. Silente. Vabbè, voi altri non mi date un cazzo? O preferisci morire qui? Ah, sei culano. Pulisci un po' la maschera. No, ma tu c'hai ancora la maschera. Sì. Prova a toglierla. Ah sì, c'avevo la maschera. Stavamo sprecando filtri per nulla. Chissà. Bene, adesso sono sceso qui, risalgo. Con molta calma però. Troppa calma. Poi ci stanno dei funghetti. Oh, sì, ho visto un coltellaccio là dietro. Poi l'ho visto. Oh, mamma mia. Questo l'hai lanciato tu, certamente. Dove stava il fungaccio? Tutta la scala dall'altro lato. Ah, bravo, molto bravo. Questo ci dà, mi pare, liquido, I chimiconi. Tieni premuto sinistra per caricare la torcia. Vai. Bella, bella la torcia. Questa sì che è una torcia. Buona, ma bella. Vabbè, spegniamola, va. Bravo, bravo, fa incetta. Bene.
Incetta. Ok, ragazzi, andiamo a vedere se effettivamente quella botola portava da qualche parte di interessante. O se... Ma quale botola? C'era una botola. Ma questo simbolo vorrà dire qualcosa. Forse la banda è questa banda. La banda dei denti. Eppure dove c'era quel ponte col gargoyle, pure c'era sto simbolo. Questa è la zona. Oddio, del ponte col gargoyle sta qua fuori praticamente. Taglia pure sto coso, vedi? Sta, Anche se queste cose, raga, non servono a niente. Ti danno. Ah, mi danno il bulloncino. Secondo me qua crolla, No. Dai, ragazzo, ce la puoi fare. Dai, Arthur, naggia. Dov'era quella botola? Vabbè. Ma io non ricordo. Porta, non me la ricordo. Anche proprio. Io mi sono perso, ragazzi. Ammetto di essermi perso. No, c'è una porta. Usciamo da qua. Ah, questa era la porta che era bloccata prima. Bene, però non eravamo fuori. No, da sopra. Quindi dobbiamo tornare sopra. E qua, da qua siamo venuti, no? Sì. Mm-hmm. Dico pene? Dico pene, dici pene. Qua pure era chiuso, la possiamo riaprire da fuori. Ma qua c'era una botola, però, non mi sbaglio. Questa botola non me la ricordo. Manchi. Ragazzi, c'era una botola. Eccola, qua. C'era una botola. No, vabbè, si scendeva allo stesso posto, perfetto, ragazzi. Basta che lo dite. Vedi quella porta che prima era chiusa, magari adesso questa la dobbiamo riaprire da dentro, però, se la vogliamo aprire. Da qua. Ecco, da là, dove proprio dove è crollato tutto. Ecco, da qua. Ok. Però... Abbiamo fatto, per completezza. Abbiamo fatto un servizio alla comunità. Bene. Aspetta, ma là dietro vai un attimo lì. Andiamo un attimo là dietro. Vedi? Vedi? Bene. C'è un altro cadavere. Ottimo. Anche un altro cadavere. Ah, giusto, vedi? Quelli che abbiamo ucciso alla fine. Oh, che fatto? No, ho preso l'arma, adesso però... Ok, torniamo indietro. Smontazza. Ah, no, c'è un... Sì, smontazza. Ok. Ok. Smontazza. Benissimo. Bravo. Prendere anche questo. Vedi? Ottimo. Bene. Vedi? Ok, questo l'abbiamo già smontato. Ti eri perso dei pezzi. Bene, ragazzi, io direi che per questo video può bastare. Direi di sì. E lasciamo a Roberto l'onore di salutare gli amici. Ciao, dai, ragazzi. Roberto. Ah, così, proprio a crudo. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.